Ciao a tutti, oggi vi presenteremo un unboxing di un prodotto simpatico. Questo è il mio cellulare, non c'entra nulla con quello di Giovanni. Scusate se ho spoilerato un po' troppo. Infatti questo prodotto, adesso faccio l'unboxing del boxing, che qui faremo l'unboxing. Scusate, ma solo due mani. L'ho incartato nel Depliant per fare più bella figura. Se non si spacca tutto è meglio. Ok, infatti parliamo di un prodotto LG, il famoso LG Fionda Professionale G2. No, Fionda Sportiva LG G2. Ma mi avevi detto che compravi un Samsung Galaxy S5. Fanculo Samsung, coreani del cazzo. Non offendere i coreani. Meglio il Giappone. Intanto usaggiamo questo drink. Beh, in realtà è già unboxato, guardate come è spaccato l'angolo. Cazzo, si zooma piano sto coso. Lo so. Come si mette a fuoco? Pamax Import Export Fionda Sportiva. Oh, qua c'è qualcosa di interessante. La grafica di questo prodotto è realizzata da Pamax. È vietato riprodurre e divulgare, ma anche in modo parziale, testi e immagini. Ovviamente viene Poggio Marino, Napoli. Poi dice testato da Pave Italia CPM, codice a barre che non me ne può fregare di meno, anzi lo gioco a barre col canoio. Prodotto da Qiaoxia Village, Yongkang City, Xianxiang Province, Huijiang Hardware Factory. Attenzione, questo è un articolo sportivo, tenere fuori la portata di bambini, non utilizzare contro persone, animali o cose. E allora cosa spari, scusa? Non mirare agli occhi e il viso. La ringraziamo per aver scelto un prodotto della linea Pamax. Linea Tampax. Osservate accuratamente le condizioni della scatola. Molto ottimo. E poi tenuto in vetrina. No, allora, dobbiamo spiegare queste cose. Come qualsiasi altro cellulare, questa, sì, LG Fionda ha una scatola. Ha due antenne Wi-Fi. E ha una scatola. Questa è quella NFC e Bluetooth. Questa è quella del GSM. Questo non so, sarà il cavo per il dock, so. Hanno preferito usare una scatola un po' meno messa. Ah, per evitare i furti. No, oltre a evitare i furti anche per non aumentare il costo del nostro cellulare, insomma. Giusto, anche Lidl fa così, non ti dà il carrello, però ti dà, puoi riciclare i scatoloni. E quindi apriamo con la licenza. No, guarda, ti penso io. Auto basic. Tira. Ok. Come potete vedere, già sì, l'imballaggio, come avevo detto, è abbastanza spartano, ma è facilmente utilizzabile. Oh, c'è già una telefonata, rispondi. Pronto? Ah sì, sono quelli che ci hanno venduto il cellulare. Sì, va benissimo, tranquilli. Sì, domani vengo lì, saliamo il prezzo. So che costa tanto. Domani vi porti 1200 euro. A posto allora. Ciao. Quindi, ricezione ottima comunque. Qua, cazzo, te prendi sempre una barra qua dentro. Oh, a quattro barre. Anzi, una, due, cazzo. Una, due, tre. 4, 5, 6 barre. Wow, cazzo. Questo sì che è un nuovo cellulare LG. Ricorda il modello? È un LG Fionda. Attenzione, perché è il modello sportivo, quindi è impermeabile questo. E l'abbiamo pagato esattamente come l'S5, pare il modello normale. Esatto. No, dai, diciamo la verità.
L'abbiamo pagato 1200 perché è nuovo, non è ancora uscito nei mercati, questo sbaglio. È vero. Non potevi dirle queste cose. Però aspetta, se LG è un'azienda coreana anche quella, perché è stato prodotto in Cina? Cosa? Se è stato prodotto... Fammi notare una cosa. Sì, fa un certo odore. E la cosa in realtà mi puzza, perché se è un'azienda coreana, perché è prodotto in Cina? Comunque, cioè, mi stupisci un po' come cosa. Cioè, non... la principale funzione di lanciafionda non ha le munizioni. Comprese il pacchetto.